Il nostro universo è solo una piccola parte dello spazio infinito. E tra le tante stelle più o meno sconosciute, il pianeta Zajor rimane ancora un mistero per noi. Guardate, è entrato nel nostro sistema solare ad una velocità incredibile. Qui, gruppo esplorativo Terra. Ci stiamo immettendo proprio adesso nell'atmosfera del pianeta Zajor. Sì, è un pianeta molto misterioso. Pare che sia anche più grosso della Luna, ma non abbiamo ancora scoperto intorno a cosa ruoti. Beh, forse ce lo dirà il gruppo esplorativo. Speriamo, questa è la nostra prima esplorazione. Bars, papà, andiamo! Speriamo che la ripresa sia buona. Ci conviene ampliare lo schermo per vedere meglio. Sapete, ragazzi, mi sento davvero emozionato. Siamo per assistere a un eccezionale avvenimento scientifico. Sembra che l'atterraggio avverrà con qualche minuto d'anticipo. Sapete, il pianeta Zajor è coperto da nuvole dense come vele. Cos'è? E si direbbe un fenomeno atmosferico. Sembra la Terra. Siete sicuri che sia disabitato? Ah, questo è certo. Senza sole nessuna creatura potrebbe sopravvivere. Stanno uscendo dall'astronave. Eh sì, è il capitano Gedeone. E l'altro? L'altro chi è? È il capitano Nerone. È lui che comanda la spedizione esplorativa sul pianeta Zajor. L'astronave ha anche delle telecamere esterne. Sembra tutto rarefatto. Ma su questo pianeta non ci sono né piante né animali. È totalmente disabitato. Accidenti, che nebbia strana. E se all'improvviso apparisse un mostro? Impossibile. I satelliti inviati in esplorazione prima di loro non hanno mai rivelato nulla. Guardate lì. Dove, zietto? Lì sullo schermo. Oh! Ma allora c'è ossigeno. Ma è incredibile. Quindi le nostre supposizioni erano inesatte. Sono lieto di comunicarvi i risultati dei nostri controlli. Qui la composizione dell'aria è quasi la stessa che c'è sulla Terra. Niente radioattività, gravità 0,6. Guardate che succede a questo elmetto. È davvero interessante. Strano, come mai con una gravità così bassa non c'è vegetazione? Sentite che strano rumore. Stai zitto. Che strani suoni, sono nuovi per un orecchio umano. Capitano Gedeone, tenente Nerone, state attenti! Ma zietto, non possono sentirti! Lo so, ma non posso rimanere impassibile e devo avvertirli. Guardate là! E quello cos'è? È un robot! Ma no, è un mostro! Non riesco più a vederli. Oh no, probabilmente quella era una telecamera fissa. Abbiamo perso il collegamento. E adesso cosa facciamo, Zi? Sarà certamente un'intervista per la pubblicità. Pronto? No, non sbianco il colletto della mia camicia col pipe per il semplice fatto che odio le camicie con il colletto. Dottore Eustachio, è impazzito per caso? Venga immediatamente qui con Capitan Jet. Dottor Vincenzo, se non lo smetti di offendermi, dirò a sua moglie che l'ho vista al cinema con una biondina. No, calma, dottore Eustachio, volevo solo comunicarle che Capitan Jet farà parte del gruppo esplorativo Alpha Centauri. Oh, il gruppo esplorativo Alpha Centauri. Quel gruppo esplorativo è l'intrepida squadra di eroi destinati a salvare il capitano Gedeone e il tenente Nerone. Perché hanno scelto proprio me? Oh, ma per loro è un onore averti come membro in questa spedizione. E chi sarà il nostro capitano? Non te lo immagini? Ce l'hai davanti in carne ed ossa. Ehi, non scherziamo! Chi meglio di me riuscirebbe a far scivolare silenziosamente una navicella spaziale attraverso le stelle? Chiunque! Mio zio, per esempio, riuscirebbe meglio di te! No,
No, tuo zio è un tecnico. Solo ai poeti come me è concesso di varcare la soglia degli arcani pianeti. E allora io non ci verrò, ecco. Sei d'accordo, zio Stacchio? Dottor Vincenzo, vuol mostrarmi per favore il suo brevetto di pilota interplanetario? Ma me l'hanno rubato. Ma insomma, è possibile che lei voglia stare sempre dappertutto? Eh? Buon viaggio allora e ci scriva una bella cartolina. Ciao, ciao! No, Capitan Jet, aspetta! Io senza di te, non, senza di me, io... non ricordo più cosa volevo dire. Ah, ecco, ho trovato! È proprio come dice il sommo poeta, muoversi il vecchierel canuto e stanco. E chi sarebbe il vecchierel canuto e stanco? È una poesiola di Francesco Petrarca. Chi sarebbe questo? Ho mai sentito nominare, purché non venga qui anche lui adesso. No, l'unico poeta a bordo sarò io, venite, ho qualcosa da mostrarvi. Oh, ma io qui vedo soltanto un mucchio di ferraglie. Guarda come parli, Eustachio. Queste sono le ultime straordinarie novità del nostro istituto di ricerca spaziale. Basta, basta, stop! Questo cosa sarebbe? Non voglio perdere tempo a spiegarti di che si tratta, tanto non lo capiresti. Vedi, Capitan Jet, guarda che capolavoro. Non mi sembra eccezionale. Attento, ha delle qualità nascoste. Nascoste? Ma che sciocchezze! Ne sei convinto adesso? Sì, sì, va bene. Aspetta! Sono le onde cerebrali che lo fanno funzionare. C'è scritto molto chiaramente anche sul catalogo. No, torna indietro, non ti ho ancora spiegato tutto! Che bello, veramente eccezionale! È stato sempre fantastico volare con questi diabolici angeli e dottor Vincenzo aveva ragione, questo è proprio ultramoderno! Chissà se riesco a farlo andare dove voglio senza toccare nessun comando! Chissà cosa stanno facendo i miei compagni. Ora vado a dare un'occhiata. Capitan Jet! È sempre assente quell'estofante. Eccomi! E è ora... proprio lui, vero? Me ne vado! Ah, questo Capitan Jet entra in ritardo ed esce in anticipo. Quindi, se il razzo è programmato secondo il cervello elettronico di Jet Mars, serve anche come magazzino di energia per il cervello stesso. Eccomi qui! Porca miseria! Ma ti sembra il modo di usare il mio ultimo prezioso gioiello? Ehi, ma che fate? Non è il momento di dormire questo qui! È difficile che ci possano vedere. La piattaforma di lancio dista più di 13 chilometri. Siamo agli ultimi istanti prima della partenza. Il conto alla rovescia dell'ultimo minuto è quasi terminato e non dovremmo attendere ancora per molto. Eccola, l'astronave del gruppo esplorativo è appena partita. Il gruppo Alfa Centauri, quella di Capitan Jet, viene subito appresso. Lui infatti viaggia col suo razzo personale. Come potete vedere, le astronavi in questo momento stanno attraversando la ionosfera. Si stanno allontanando da noi. Auguri, Mars! Cosa sarà successo alla prima astronave scomparsa? Ci chiediamo se sarà possibile risolvere il mistero del pianeta vagabondo e intanto auguriamo ai nostri astronauti buona fortuna. Ne avranno bisogno. Bye.
Che strano pianeta. Chissà da quale lontana e sconosciuta galassia proviene. È vero, l'universo non finirà mai di stupire l'uomo. Quelle nuvole sono davvero strane, come se fosse gas. Guardi, dottor Panciotto, stiamo entrando ora in collisione col pianeta. Eustachio, ho paura, non lasciarmi solo, ti prego. Sei sicuro che Capitan Jet riesca a vederci con tutta questa nebbia? Capitan Jet, mi senti? Ecco, lo sapevo. Quel ragazzo non ha il senso dell'orientamento. E ora che facciamo? Oh! Dottor Vincenzo, quello è il capitano Gedeone. Un atterraggio perfetto, direi. Svelti, analizzate l'aria. Esattamente come sulla Terra, gravità 0,6, radioattività 0, temperatura primaverile, ideale per fare un picnic. In questo caso speriamo che non ci siano formiche. Questa maledetta nebbia è micidiale per i dolori reumatici. Peggio per lei. Io mi sono messo una maglia di lana prima di partire. Avanti, diamo uno sguardo all'interno di quell'astronave. D'accordo, andiamo, Eustachio. Sai, l'ultima volta che sono andato a Milano con mia moglie c'era una nebbia proprio simile a... Forza, Eustachio, lascia andare il mio piede. Lascialo. Ma è impazzito, Vincenzo, non ho preso nessun piede. E adesso che diavolo le prende? Un mostro, era un mostro, ho visto un mostro. Ma dove? Accipicchia. Quelli sono. Ma quelli sono i membri dell'esplorazione. Ma cosa è successo? Quello è il capitano Gedeone. Capitano! Dottor Vincenzo, torna indietro! No! Non hanno gli elementi, non hanno il viso, è terribile. È incredibile. Oh, sì, è incredibile, sembrano mummie. Sta arrivando qualcuno. Che razza di maniere! Uffa, mi sono perso! E ora che faccio con questa nebbia? Non vedo niente! Zietto mio! Dottor Vincenzo! Ha detto dottor Vincenzo! Tenente Nerone? No! Aiuto, sparate! Buttate pure via quegli stupidi e inutili giocattoli! Amici, ecco le creature che aspettavamo! Impadroniteli nei loro cervelli! Ci riuscirete, andiamo! Prendeteli! Un mostro, il capitano Gedeone è diventato un mostro! Beh, non è mai stato un bell'uomo! Dottor Vincenzo, quei mostri si sono arresi! No, non ci credo! È soltanto una vecchia tattica, Eustachio. Allora rifugiamoci nell'astronave. Oh! Ah! Stia attento! Eustachio, finalmente mi libererò di te. Oh, dove sei, Jet Mars? Aiutami! Smettila di piangere, vecchio. Salve, saluti a tutti, eccomi qua! Ehi, Gedeone, come va? Sei proprio un vecchio perdone! Oh, ma chi sei tu? Via! Guardate, riescono a prendere le nostre sembianze! Sì, Eustachietto, vieni via, non perdere tempo!
quel robot è pieno di energia! Ehi, ma che strano nascondiglio! Vediamo un po'! Arcipicciola! Gli abitanti di Zazor sono tutti uomini senza volto! Esatto, Capitan Jet! Adesso finalmente potrò liberarmi di te, brutto moccioso! Dottor Panciotto! E sta fermo dove sei! In nome della scienza, dottor Vincenzo, ritorni in sé! Uccidetelo! L'ultimo strisciato! Cosa credete di fare? Barba, ecco qui! Prendi questa! E adesso stiamo a vedere! Una te! Che stanchezza! Calmati! Ricordati che sei soltanto un robot! Prima o poi la tua energia finirà e noi ti abbatteremo facilmente! Non ci riuscirete mai! Mai! È inutile, Capitan Jet! Non potrai mai farcela da solo contro di noi! Arrenditi! Io non mi arrenderò mai! Cedeone, ma che cosa è successo? Eustachio, in questo sottosuolo migliaia e migliaia di mostri Zazà attendono da tempo un cervello che li possa rendere simili a voi. Ecco perché non c'è espressione sui loro volti. Capisco, adesso sono simili a fogli bianchi in attesa di essere stampati, capisco. Appena il nostro cervello penetra nei loro corpi, diventiamo anche noi degli autentici mostri. Vedi, questo pianeta non è che un'astronave vagante per l'universo alla ricerca di cervelli. Ormai per te è proprio finita, nanerottolo. Come vedi, non sei immortale. Ti darò una possibilità. Se riesci a ricaricarti in 10 minuti, sarai salvo. Ma sono finita. Oh, ma no! No, una riserva! Maledizione! Svelti, bisogna impedirgli di allontanarsi! Da quella parte, prendetelo! Non ce la farete mai contro Capitan Jack! Mai! Da questa parte! Speriamo che lo prenda. Dove diavolo ti sei nascosto, eh? Eccolo! Prendetelo! Fermati, Capitan Jet! No, neanche per sogno! Ecco il mio raggio! Devo assolutamente impedirglielo! Ah, forse ho trovato la soluzione. Addio, persona! Siamo salvi! Non ancora, ce ne sono migliaia! Eccolo, è nel suo razzo! Avanti, fatelo saltare in aria! Uffa, come siete noiosi! Maledetto nano! Volevate la mia energia, eh? E allora eccola qua, ve la do tutta quanta! Basta, Capitan Jet, mi arrendo! Tu sei un avversario troppo forte per noi. Se continuiamo a combattere, ci sterminerai tutti. Basta! Rinunciamo alla Terra, ma tu per favore lasciaci liberi di ripartire. Continueremo a vagare per l'universo, per migliaia e migliaia di anni ancora, fermandoci di tanto in tanto in sconosciuti sistemi solari. Forse un giorno qualcuno penserà a noi e ci fornirà di cervelli come tutti gli esseri umani. Thank you.
Lazar, pianeta vagabondo. Io non ti dimenticherò mai. Lo spazio esula veramente dalla nostra immaginazione. L'universo è veramente infinito. Oh, Vincenzo, mi sto improvvisando poeta.奥多摩へ遠足に出かけたマルスたちは友達になった由美から近くの鍾乳洞に侍の亡霊が出ることを聞いた。しかも由美のお父さんはその亡霊に殺されたという。勇気を出して探検に出かけたマルスたちに黒い影が迫る。次回、前方7年、侍ロボットをお楽しみに。